Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del consigliere Cesare Sirignano della Direzione Nazionale Antimafia. Buonasera consigliere, come sta? Bene, grazie, buonasera. Noi ci vediamo da dicembre scorso, quando ci demmo gli auguri, scambiamo gli auguri con tanto di oggetto apotropaico, se lo ricordo, Come il corno rosso, che devo dire ha fatto il suo effetto. Ecco, tanti mesi sono passati, ecco, e lei ha ricevuto, è stato investito di un nuovo incarico, collegamento investigativo con il distretto della Corte d'Appello di Napoli, competente per l'area territoriale 2. Il distretto della Corte d'Appello di Napoli diciamo, comprende tanti circondari, ecco, tranne quello il distretto di Salerno perché è autonomo. Ecco, quali sono questi circondari che formano quest'area territoriale 2 e quali sono quelli che danno più pensiero? Vabbè, sono tutti Belli particolarmente pensierosi. pesanti, diciamo. Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Benevento ed Avellino. Quindi tutta l'area del distretto di Corte d'Appello, tranne Napoli Centro e Torre Annunziata. Tutto il resto del distretto di Corte d'Appello curo io il collegamento investigativo per la direzione nazionale. Quindi un incarico molto importante e soprattutto impegnativo. Impegnativo perché comunque è un'area molto vasta e in tutti i circondari vi sono fenomeni criminali abbastanza radicati e quindi preoccupanti. Certamente. Signor Procuratore, l'anno scorso furono desecretati i due volumi, uno di Falcone e di Borsellino, e il vicepresidente del CSM Legnini spiegò che è naturale, diciamo, è una cosa buona desecretare questi volumi, perché così, dice, le cose del CSM investono i magistrati, la magistratura in generale, la storia del paese, anche i cittadini. Quindi è giusto che anche i cittadini sappiano diciamo, di tutto ciò che hanno fatto Falcone e Borsellino. Secondo lei che valore hanno questi volumi? Hanno valore storico, storiografico, anche didascalico? Vabbè, innanzitutto hanno un grande valore perché si aprono le porte di un organismo, quello di autogoverno della magistratura, che deve essere sempre più trasparente. Quindi il più importante valore è proprio questo. Poi è chiaro che sono passati tanti anni, perché sono passati 26 anni dalla morte di Falcone e di Borsellino, quindi è una storia peraltro particolarmente drammatica quella di quegli anni. La desecretazione, secondo me, ha avuto anche il grande valore di far ricordare cosa era accaduto in quei tempi e soprattutto come Falcone e Borsellino, che successivamente alla loro morte invece poi sono stati osannati, in realtà non erano così voluti bene prima delle stragi, degli attentati, cosa che accade spessissimo anche in magistratura. E certo, sempre dopo morti si scoprono le cose. E su Borsellino ancora c'è tanto da scoprire. A proposito di giustizia lenta, ci sono venuti 20 anni per scoprire che Scarantino era un falso pentito. Come si scopre un falso pentito? Vabbè, i falsi pentiti quasi sempre si scoprono con altri collaboratori di giustizia, con un lavoro di ricerca capillare dei riscontri. Insomma, è davvero molto difficile districarsi in questi ambiti così, peraltro che sono pieni di insidie. I collaboratori di giustizia sono criminali che per un certo periodo di tempo decidono, cioè per la vita successiva al loro passato criminale, decidono di collaborare, ma quasi mai diventano persone come tutte le altre, insomma. C'è qualcuno che ha maturato nel tempo anche, diciamo, scelte diverse, un recupero totale, e quindi anche una coscienza del disvalore sociale di quello che è stato il passato criminale, ma nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, rimangono delle persone su cui fare pieno affidamento è molto difficile. In ogni caso, nella vicenda di Borsellino, si intrecciano ragioni politiche, ragioni di Stato, ragioni, diciamo, criminali, quelle del periodo di Riina. Insomma, era già di per sé molto complicato fare luce sugli autori, sui mandanti. È chiaro che ci sono stati anche dei tentativi di depistaggio, insomma, perché aprire
squarci su quei momenti storici era particolarmente difficile. Complicato. Recentissima operazione è stata fatta dai carabinieri in occasione, in tutta Italia si è festeggiata la 204° anniversario della festa dei carabinieri, della loro nascita, di questa storica arma. Ecco, anche noi a Caserta abbiamo festeggiato con il colonnello Maestri. Ecco, il colonnello Maestri ha fatto proprio la sera prima di questa bellissima festa, ha realizzato un'operazione, si chiama, adesso non mi ricordo come, ma comunque è molto singolare, perché hanno scoperto dei due clan da sempre rivali, da sempre nemici di Marcianise, esattamente Belforte o Mazzacane e Piccolo Letizia, i Quacquaroni, uniti per un affare di droga. È insomma una cosa singolare. Anticamente si diceva, nel diritto romano si diceva Societas Unius Negotiationis, se si ricorda. Ecco. E quindi è una cosa che si ripete nel tempo, ma è stata singolare questo, vedere questa alleanza. Però non è poco comune. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo sempre più accertato che anche gruppi criminali storicamente rivali, come è accaduto nel caso di Marcianise, come Belforte e Piccolo, poi si sono uniti ed hanno gestito degli affari insieme, perché spesso il conflitto e il contrasto determina da un lato l'attenzione delle forze di polizia, dall'altro comunque non si ha la stessa forza per controllare determinati settori. Nel caso della droga potrebbe essere anche un settore dell'economia importante. Certo. È accaduto anche in altre zone, proprio oggi è stata eseguita un'altra misura nel territorio di Bari, dove effettivamente ci sono clan che sono stati sempre storicamente contrapposti, che proprio nel settore della droga invece si uniscono. Ma in realtà questo accade anche per il contrabbando, ormai da tempo nel territorio napoletano. Per avere più forza di contrattuale nei confronti dei cartelli della droga, i gruppi criminali si alleano, mettono insieme più soldi e quindi riescono a spuntare dei prezzi della droga più bassi di quelli che ciascuno riuscirebbe insomma ad avere se avesse trattato singolarmente. Questo determina un aumento quindi della capacità complessiva di controllare il territorio, ma fermo restando che poi ogni organizzazione criminale ha il suo territorio e conserva il suo territorio di competenza. Quindi questo significa, ed è una strategia con la quale noi dobbiamo fare i conti e dobbiamo attrezzarci, che non sempre si contrastano per gestire gli affari, ma invece scelgono una strada molto più semplice di aggregazione per essere più forti e per evitare che conflitti armati, omicidi, reazioni agli omicidi possano determinare una controllo da parte delle forze dell'ordine del territorio, che sicuramente per il traffico di sostanze stupefacenti è deleterio. D'altra parte, al giorno d'oggi le grosse consorterie criminali sono proprio delle imprese, delle vere e proprie imprese, quindi diciamo si ragionano tutto torna. Proprio come degli imprenditori, cioè dove c'è un affare scelgono il modo migliore per gestire l'affare, certo. Se il modo migliore è quello di creare una holding con più forze che si contrappongono storicamente, ma che invece possono realizzare un profitto maggiore alleandosi, scelgono la strada dell'alleanza. E certamente, di droga pure, solo per la droga, c'è stata una bella operazione della DEA a Napoli, messa in atto dai carabinieri, che hanno un duro colpo ai Marianesi, che è una costola del clan Mazzarella di Napoli, e sono potenti per la droga, sono molto agguerriti. Avevano fatto, organizzato dei veri e propri market della droga 24 ore su 24 alla zona di Marigliano, San Vitaliano, e ci avevano messo dentro le famiglie di fiducia. Questa è una nuova figura, le famiglie di fiducia con a capo la donna. Le donne boss sono terribili, sono molto più terribili e agguerrite degli uomini, è vero? Sì, ma questo l'abbiamo visto anche nel territorio di Marcianise, nel tempo di Mazzacane, in Belforte, sì. Le donne, ma come anche gli Amato,
nel territorio di Santa Maria Capua Vetere. Insomma, diciamo che il traffico di droga, anche purtroppo per i casalesi, sta diventando il vero business da coltivare. Il rischio concreto è che dopo aver in parte, insomma, duramente colpito i casalesi nell'ala militare, sta crescendo molto anche in quei territori il traffico di sostanze stupefacenti. E quindi si organizza il traffico, quindi la vendita, sulla falsa riga di quello che è accaduto a Secondigliano, una capillare distribuzione. Sì. 24 ore su 24, ciascuno ha un ruolo preciso, si guadagna molto bene, perché comunque si tratta di profitti elevatissimi, quelli della droga, e quindi se non si reagisce, parlo per i territori casertani che non sono stati da sempre colpiti da questo fenomeno, se non si reagisce anche con un'educazione immediata e tempestiva nelle scuole per mettere in guardia da questo rischio, anche quei territori purtroppo potrebbero essere inondati di cocaina e di eroina. E certamente. Alla Regina Isabella di L'Acquameno, un bellissimo albergo di Ischia, si è svolta la 39esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo. C'erano giornalisti, c'erano personaggi istituzionali, c'era lei, c'era il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Lao, che io colgo l'occasione per salutare, perché gli voglio un sacco di bene. Poi il nostro territorio casertano gli vuole un sacco di bene, perché l'ha liberata, diciamo la verità, da un sacco di criminali, e quindi io lo conservo, diciamo, la sua intervista con grande affetto, veramente con grande affetto. E allora si è parlato in questo convegno, si è parlato della criminalità organizzata napoletana e di come questa abbia assorbito quella nigeriana e più in generale quella africana, soprattutto nella zona in provincia di Caserta, c'è cioè Castel Volturno che è piena, e c'è anche la zona nord di Napoli, quindi zona di sua pertinenza. Lei ha detto in questa occasione, non so se se lo ricorda, dice qua c'è un punto negativo, un punto delicato che viene trascurato sia nella lotta al terrorismo che alla lotta alla mafia. Si pensa alla droga, si pensa al traffico d'armi e non si pensa al traffico delle bionde, non queste qua, delle sigarette. Ecco, come avviene questa veicolazione di questo denaro che è tanto, se ne raccoglie tantissimo? Ma il contrabbando ormai sono anni che viene considerato un crimine di secondo piano, ma non lo si fa chiaramente in maniera sconsiderata. Lo si fa perché nel nostro territorio, sia il territorio sia casertano che napoletano, l'allarme è creato chiaramente dal traffico della droga, dalle estorsioni e soprattutto dalla criminalità giovanile, cioè quella che sta caratterizzando tutti questi episodi, le stese, la paranza dei bambini nel territorio della Napoli città, la sanità, i quartieri spagnoli, eccetera. Quindi non è un discorso di dare priorità all'uno piuttosto che all'altro, è una questione di risorse, sia di risorse economiche, risorse umane e anche, di tempo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è che non si affronti più il fenomeno del contrabbando, ma siccome mentre negli anni 80 era molto più visibile per le strade, avevamo banchetti ad ogni angolo di strada o nelle piazze, allora è chiaro che la reazione dello Stato era necessariamente più visibile. Adesso invece non è più così. Il contrabbando di sigarette viene gestito in maniera diversa. Molte organizzazioni storicamente dedite al contrabbando di sigarette fanno le cosiddette puntate, cioè mettono una parte di soldi e poi ordinano le sigarette di contrabbando che provengono dai paesi prevalentemente dell'est Europa, Ucraina, Bielorussia, ma anche dai paesi africani, subsahariani. Puntando somme di denaro, e quindi come ho detto per la droga, la somma investita diventa più ingente e quindi il prezzo delle sigarette scende per chi l'acquista, perché i carichi di sigarette sono più grossi. Una volta arrivata a Napoli, da Napoli viene distribuita nei vari territori, ma non viene venduta, salvo alcune zone come il Lavinaio, il mercato, non viene venduta per strada, viene venduta casa per casa o nelle case.
A domicilio? A domicilio, o comunque anche attraverso la vendita nelle sale gioco, insomma nelle sale bingo, chiaramente non lecitamente. Certamente. Questo fenomeno è un fenomeno che si sta progressivamente, diciamo, incrementando. Perché i rischi per le organizzazioni criminali sono bassi, perché le pene sono basse per il contrabbando, anche in forma associativa. Le quantità di contrabbando di sigarette sono ingentissime, i sequestri sono una piccolissima parte di quello che arriva in Italia. Per cui gli introiti, i profitti sono elevati, come già ho detto in quell'occasione. Si parte da un pacchetto che costa alla produzione 0,50 euro, passa in Polonia ad 1 euro e poi per arrivare a 10 euro in Inghilterra, a 2,53 euro in Italia a Napoli. Quindi c'è un ricarico del 300% in Italia, del 1000% quindi incassi da record. Quindi si tratta di incassi elevatissimi con rischi invece bassi. Certo. Questi proventi poi in parte vengono reimpiegati o reinvestiti sempre nel contrabbando, in altra parte in attività commerciali, supermercati, pizzerie, e quindi è chiaro che si tratta di denaro che sta inquinando l'economia. E questo è quello che accade, diciamo, purtroppo anche nel territorio campano. Quindi da tenere presente, sotto controllo. Consigliere, un gambiano, il terrorismo, c'è grande sempre allerta terrorismo, e noi siamo stati attraversati da parecchi terroristi, avevano diciamo più la mania di falsificare documenti e insomma hanno approfittato del nostro disagio sociale. A Napoli pure diciamo ci sono stati attentati, in particolare c'è stato, non so se lei lo ricorda, quel gambiano, quel ragazzino di 21 anni che è stato preso a Licola, all'uscita della moschea di Licola. La cosa diciamo particolare è che lui negava la sua fede diciamo islamica, ma una fede islamica diciamo a livello parossistico, e lui diceva che non lo era, e invece lo era perché aveva la zebibba. Lei lo sa che è la zebibba? Io non lo sapevo. La zebibba sarebbe praticamente questo, il credente islamico che prega con fervore, batte la testa e quindi un berroccolo la zeppia, e lui diceva di no, e quindi invece era proprio così che lo era. E la cosa particolare è che gli investigatori nel suo appartamento hanno trovato diciamo appunti, filmati, e tra questo un filmato particolare, un filmato testamento, dove lui si affidava alle preghiere, diceva ai suoi parenti e amici, dice: guardate, pregate per me perché io tra poco eseguirò questo attentato a Napoli. È la prima volta che un filmato testamento dava l'allarme, quindi all'erta massima. Ma il fenomeno del terrorismo in Italia non è da tenere sotto controllo. Noi non siamo fortunatamente un paese che è stato colpito. Questo dipende in parte dalla professionalità e dagli strumenti di cui noi siamo dotati, perché noi abbiamo una possibilità di controllo con le intercettazioni preventive e con quelle invece che si eseguono normalmente nei procedimenti penali, che sono particolarmente incisivi. Dall'altra parte abbiamo una polizia giudiziaria che si è formata già 30 anni fa sul terrorismo, diciamo quello interno, ma che poi ha avuto negli anni sempre una possibilità di accrescere la professionalità nella lotta contro le mafie, che sono sia mafie italiane sia mafie straniere. Abbiamo anni e anni di esperienza. Anni e anni di esperienza, però credo che forse il nostro paese si giovi anche di un altro elemento, ma questa è una considerazione che non vuole essere una considerazione assoluta, che l'Italia è stato sempre considerato un paese di transito, soprattutto per i terroristi, dove abbiamo e ci sono delle basi, ci sono possibilità di rivolgersi alle organizzazioni per avere le armi, per avere i documenti falsi, insomma c'è una struttura servente, soprattutto nel territorio campano, che può essere di aiuto per chi deve commettere gli attentati. Ora, il fatto che non siano stati commessi mai in Italia, oltre alle due ragioni che le ho appena indicato, potrebbe essere anche collegato al fatto che si tratti di un paese in cui i terroristi
non si sono radicati ancora, non ci sono colonie di fede islamica, se non in alcuni luoghi, in alcune regioni del centro-nord Italia. Solo di passaggio. Quindi credo che gli altri paesi, quelli colpiti, come la Francia, il Belgio, eccetera, lì ci sono seconda e terza generazione di soggetti, sono trasferiti molti anni fa. Sì. E quindi è probabile che lì sia più semplice organizzare un attentato, perché c'è più possibilità di coperture, di aiuti, anche di finanziamento. Nel nostro paese spero che siano queste le ragioni, non mera fortuna, ma credo che comunque... È bravura. Potrebbe essere questo. Signor consigliere, se lei lo permette, un attimino di pubblicità. When I finally got sober, I'm 10 years old, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know, I sang your songs, I sang your songs. Oh, I know, I sang your songs, I sang your songs. Just a singer, who already blew his shot. Get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. Consigliere, un'altra domanda. Il procuratore Franco Roberti, l'ex procuratore nazionale antimafia, il predecessore di Cafiero De Rao, ha raggiunto i limiti di età, come si dice, diciamo noi, è andato in pensione, e invece ha ricevuto un compito dal governatore di Napoli e è diventato assessore per la sicurezza, assessore della regione Campania. E lui subito ha detto che la sicurezza non è una cosa che non riguarda è solo di pertinenza della magistratura e delle forze dell'ordine, ma anche di tutte le istituzioni, soprattutto i comuni e le regioni devono dialogare. Per quanto riguarda poi la sicurezza degli immigrati è un grosso problema, lui comunque ha detto io sono per l'accoglienza, però si deve incrementare la cultura dell'inserimento, cioè dell'integrazione. Ecco, l'integrazione è difficile perché diciamo ci sono diverse problematiche, cioè non c'è univocità di programma. Vabbè, anche qui stiamo trattando un tema di grande attualità e peraltro molto complesso. Innanzitutto auguro, se mai vedrà questa trasmissione, caro Franco Roberti, tanti auguri e in bocca al lupo per questo prestigioso e difficile incarico che ha ricevuto. Si tratta di un incarico dove Franco Roberti potrà sicuramente fare bene, perché ha un'esperienza quarantennale in magistratura, lotta al terrorismo e lotta alla mafia, conosce benissimo il territorio napoletano e sono d'accordo con lui, e lo diciamo spesso, che la lotta al crimine e comunque in generale all'illegalità non è una questione che riguarda solo la polizia e la magistratura. Anzi, forse proprio perché per molti anni, e purtroppo ancora oggi, molti pensano che si tratti di un affare che deve gestire la magistratura e la polizia, i risultati non sono mai pienamente soddisfacenti, perché c'è bisogno comunque di un aiuto e di un forte contributo da parte delle altre istituzioni e della società civile. Avere un così validissimo collega come Franco Roberti alla guida di un assessorato che deve occuparsi di questo e che potrebbe creare una sinergia tra le varie istituzioni, che devo dire la verità fino ad oggi non hanno fatto granché, è sicuramente un valore aggiunto ed è per me un,
un risultato ed una garanzia. Una garanzia. Quindi vi auguro veramente un in bocca al lupo. Pure noi gli facciamo gli auguri. Consigliere, l'ultima domanda, perché lei deve scappare via come al solito. Allora, l'Italia ha fissato una nuova linea per gli sbarchi. Il nuovo ministro dell'Interno ha detto no all'attracco della nave Aquarius con 600 migranti dalla Libia, ha detto no alla Sea-Watch di ONG tedesca battente bandiera olandese. Insomma, l'Italia per la prima volta ha detto no. Ecco, il ministro dell'Interno non è che diciamo non vuole proprio gli immigrati, vuole combattere semplicemente queste ONG che lui chiama vice scafisti, e dice l'Italia non deve essere diciamo alleata di questi che poi speculano sulla vita diciamo di questi immigrati. C'è però un codice del mare che invece la pensa in tutt'altro modo e dice che no, bisogna soccorrere il mare. Ecco, ne parlano due articoli. Io ho studiato, 1113 e 1158, che dice che insomma è grave e diciamo si va pure in carcere. È un argomento anche questo molto complesso. Molto complesso, ma lei più o meno... qual è la mia idea? Lei che ne pensa, cioè, di questa chiusura di porti? Allora, la mia idea è... problema? Non lo so. Io, allora, credo che l'Europa fino ad oggi non ha fatto il suo dovere. Si parla molto dell'unità, è vero che noi abbiamo un'unità monetaria, non tanto politica, eccetera, però credo che quando si tratta della vita delle persone, l'Italia non può essere lasciata da sola a gestire dei flussi migratori così ingenti e così, diciamo, drammaticamente in aumento. Pensare che l'Italia possa fare da sola questa attività di accoglienza con un continente come quello africano, che è colpito ogni giorno da guerre, da attacchi terroristici, dove c'è ancora la fame e ogni secondo non so quanti bambini muoiono, è chiaro che questo non può essere concesso. Allora, giocare con la vita delle persone chiaramente non si può. Ma se questo atto di rottura, sul quale preferirei non esprimermi, ma se con questo atto di rottura l'Europa cambiasse in qualche modo strategia e partecipasse in maniera più seria all'attività di integrazione, di salvataggio di queste persone, potrebbe essere una... diciamo un risultato non trascurabile. Anche il fatto che il governo di Tripoli ha visto vogliono dare dei soldi alle milizie in modo per ogni immigrato fermato. Sì. Fermare all'inizio. Non c'è dubbio che queste persone vadano aiutate. Cioè non è possibile neanche pensare di bloccarle alla frontiera, diciamo, al confine, sulle coste libiche e farle poi vessare e subire maltrattamenti di ogni tipo lì, di schiavizzarle lì. Cioè noi dobbiamo capire che si tratta di persone che hanno bisogno di aiuto e non sono tutti criminali. C'è una parte, come accade sempre, di questi flussi migratori misti che poi arriva nei paesi europei e delinque, molta altra parte che invece viene per una vita migliore rispetto a quella che sono costretti a vivere nei loro paesi, e noi lo sappiamo, non lo possiamo ignorare. Allora, se questo atto di rottura sarà capace di far mettere tutti di nuovo intorno ad un tavolo e ridiscutere i trattati e fare in modo che alla fine ci sia qualcosa di più per queste persone, non un qualcosa di meno, allora tutti dovremo salutare con favore anche eventualmente questi momenti, diciamo, di fibrillazione. Se invece questo servirà, ed io chiaramente non sono in grado di dirlo, soltanto ad isolare l'Italia rispetto al resto dell'Europa, è chiaro che non è stata una strategia che premierà né i migranti né l'Italia. Però io sono fiducioso, perché credo che un appello alle coscienze anche di questi popoli, diciamo, dell'Europa del Nord, un richiamo, diciamo, su questi valori della solidarietà, dell'accoglienza, dell'integrazione, forse ci voleva. Non so se questo è stato il modo migliore, però insomma noi tutti ci chiedevamo fino a quando l'Italia potrà ospitare, contenere
senza creare un problema tra le popolazioni italiane e quelle. Io sono chiaramente per l'integrazione, vorrei che l'Italia fosse un paese ancora accogliente, solidale, e che la politica dell'Italia fosse quella dell'integrazione. Però molto spesso queste affermazioni, integrazione, solidarietà, aiuti, sono solo diciamo parole scritte, non ci sono mezzi, non ci sono istituzioni che riescono a far fronte a questa grande richiesta di aiuto e di integrazione che proviene dai flussi che arrivano in Italia. E quindi finiamo per trovarci di fronte ad un problema che non si riesce a gestire. Certo. Quindi forse un momento di riflessione che coinvolga tutti i paesi e metta di fronte anche a questi paesi le grandi difficoltà dell'Italia, soprattutto per evitare che poi dalle difficoltà si passi a delle reazioni violente, perché spesso le contrapposizioni, anche perché poi magari vengono esagerate, esaltate, gridate, possono produrre degli scontri tra gli italiani e i migranti, gli immigrati, che sono assolutamente da evitare, perché sarebbe scontri tra poveri. Scontri tra poveri. E questo dobbiamo evitarlo in tutti i modi. Staremo a vedere, allora, siamo in attesa. Allora, per il momento io la ringrazio per avermi concesso l'intervista, perché è stata, dobbiamo dire, una faticata, perché con tutto quello che lei c'ha da fare, inserirsi nella sua vita non è cosa da poco. La ringrazio. Grazie a voi. Per il suo modo garbato e semplice di esporre le cose, anche le cose più difficili, le rende, diciamo, accessibili. Mi fa piacere. Io la ringrazio e l'aspetto fin da ora. Va bene. Va bene, grazie. Okay, grazie ancora.